Bene, in questi giorni ci stiamo preparando per impiantare alcuni ettari di vigneto. Oggi avremo la possibilità di vedere come è fatta e come funziona una trapiantatrice Wagner della serie IPS Drive, quindi una macchina che utilizza la tecnologia GNSS, ovvero un sistema di geolocalizzazione satellitare. La guida satellitare si basa su una stazione fissa denominata stazione base, che emette un segnale di posizione estremamente preciso e costituisce essenzialmente il punto fisso e noto. È presente poi un secondo ricevitore, denominato rover, è montato sulla trapiantatrice. È in grado di ricevere sia i segnali del satellite che quello correttivo emesso dalla base. Interpolando questi valori si ottiene una precisione della testa lavorante. È una macchina che è in grado di lavorare, poi a seconda delle condizioni del terreno e del sesto d'impianto, circa 1200 piante all'ora. Ecco, questa è la stazione base, che guida poi attraverso l'antenna ricevente la macchina che sta facendo il giro dell'appezzamento e sta sostanzialmente già predisponendo il progetto del vigneto. Saliamo sul trattore e vediamo esattamente cosa vede l'operatore all'interno. Nel monitor viene, ecco qui, disegnato appunto il progetto, quindi l'appezzamento è già disegnato con tutti i filari e tutte le piante, per cui sa esattamente quanti filari e quante piante dovrà piantare. Sul monitor vede tutta una serie di informazioni, quindi le piante già messe, quelle ancora da mettere, e ha la possibilità di riposizionarsi sempre esattamente su ogni testata per riprendere il lavoro. La distanza tra le piante è regolata da dei sensori, uno meccanico e uno magnetico. Ogni 4 denti il sensore magnetico legge il passaggio di una pinza e quindi appunto di una pianta. La velocità di questa ruota, quindi delle pinze, regola la distanza tra le piante. Il movimento è regolato in modo molto fluido da un motorino elettrico, a sua volta riceve questo l'impulso dal progetto che è stato realizzato dal sistema satellitare, per cui c'è un perfetto allineamento trasversale e longitudinale delle piante. Si intravede qua anche lo scivolo all'interno del quale vengono predisposte le piante. Si tratta sostanzialmente del ripuntatore all'interno del quale vanno ad essere depositate le piante. Sono due lastre laterali da 140 cm chiuse sotto, vedete, all'interno del quale vengono appunto rilasciate le piante dalle pinze. Lo vediamo meglio nel particolare mentre viene fuori dal terreno. Quindi il ripuntatore è un sistema che lavora bene in un terreno ben sciolto, ben affinato e ben preparato. Non è una macchina che farebbe un buon lavoro su un terreno molto pesante, argilloso, con grande quantità di scheletro. Qui si vedono le due lastre da 140 cm saldate sulla parte anteriore e chiuse poi sotto. Vedete la terra sui due scivoli che danno un'idea della profondità di lavoro della macchina. Un'attrezzatura che ovviamente, se si trova con pietre grosse o rocce, non è in grado di lavorare. La sua condizione ideale è un terreno in ogni caso ben lavorato, tendenzialmente sciolto ma ben lavorato. Dietro i due scivoli si vedono le due grosse ruote, che sono due ruote stabilizzatrici che consentono di mantenere ben allineata e stabile l'intera struttura, perché ogni oscillazione poi si ripercuote sull'assestamento della macchina. La macchina infatti ha la possibilità di avere una traslazione laterale a seconda dei movimenti ricevuti dall'antenna. Posteriormente poi i due dischi più piccoli che si sono intravisti tendono a rincalzare e a chiudere il terreno sulle piante. Si inizia quindi il lavoro di messa a dimora delle piante e il movimento, come abbiamo visto, dell'operatore avviene seguendo il progetto che lui vede sempre sul monitor. Qua vengono aperti i cartoni con le piante e vengono caricati direttamente sulla macchina. Sarebbe in realtà buona norma queste piante tenerle in acqua le 24 ore precedenti all'impianto per reidratarle. Poi compatibilmente naturalmente con l'organizzazione aziendale, con la disponibilità di spazi e tutto, però sarebbe una pratica corretta da fare. Anche l'apparato radicale viene utilizzato intero, ma una leggera spuntatura su queste radici, sui peluzzi radicali più estremi, sarebbe opportuno prendere così tutto com'è dal cartone. Poi l'attecchimento è comunque perfetto. Le piante vengono caricate quindi sui due cestini laterali e i due operatori caricano poi singolarmente ogni pianta sulle due pinze, che vanno poi a trasportare, come avete visto, all'interno del solco aperto dai due scivoli anteriori. La macchina quindi procede molto velocemente, come avete detto, 1200 piante all'ora in condizioni come queste di terreno pianeggiante. Queste sono le condizioni ideali di un terreno perfettamente pianeggiante e sciolto. Qua vediamo la macchina che avanza lentamente
è la ruota con le pinze che depone le piante all'interno dello scivolo e quindi poi il terreno che vi si richiude attorno. La pinza si apre guidata dall'automatismo, per cui rilascia la pianta in posizione perfettamente verticale alla giusta distanza, la velocità con cui ruota regola poi la distanza tra una pianta e l'altra. Vedete l'importanza delle due grosse ruote laterali, che sono due ruote stabilizzatrici, non devono ovviamente incontrare ostacoli o grosse zolle. I due piattini più esterni invece avevano la funzione di rincalzare il terreno sulla pianta. Molto importante è anche da controllare l'altezza della pianta e il perfetto allineamento. In questa fase di impianto abbiamo visto il primo filare, quando ancora si stava un po' tarando e stavano facendo le regolazioni, si è visto come la macchina stava lavorando in modo non perfetto, si vedono degli ondeggiamenti, le piante non sono perfettamente allineate, questo poi può creare dei problemi sia con le macchine, con la lavorazione interceppo, con la sistemazione poi dei pali. Su questo primo filare stavano appunto ancora facendo le regolazioni. E quindi, però, questo è un errore che potrebbe appunto verificarsi e che dovete controllare quando si utilizza questa macchina negli impianti. Anche l'allineamento trasversale è importante che venga ben sempre verificato e controllato. Qua si vede proprio lo sbandamento della macchina, come vedete ha quella capacità di traslazione laterale, per cui fa delle correzioni, magari semplicemente perché il terreno non era ben sistemato sui bordi e sulle testate. Nei filari successivi, corretto l'errore, si vede come l'allineamento sia assolutamente perfetto e la linea perfettamente dritta nell'allineamento delle piante. Come vedete è importante anche l'altezza della pianta, quindi il punto di innesto deve stare a livello del terreno o poco sopra, perché poi questo terreno così lavorato tenderà ad assestarsi, ad abbassarsi di una dozzina di centimetri, per cui rischiate di trovarvi poi la pianta troppo fuori terra, quindi con la parte di calle troppo superficiale. Quella barbatella deve stare quasi tutta sotto e con terreno poi assestato solamente il punto di innesto deve rimanere fuori per evitare che si affranchi la vite europea. La macchina ha infatti tutte le sue regolazioni, si possono quelle pinze allungare o accorciare e tutta la macchina, la struttura può arretrare in modo tale da poter mettere anche delle barbatelle più lunghe di quelle che abbiamo utilizzato oggi. Quindi l'allineamento e la profondità della pianta sono i due aspetti principali da controllare. Naturalmente il terreno, come vedete, deve essere un terreno ben preparato, perché altrimenti se sotto è umido c'è il rischio che non vada a ricompattarsi correttamente attorno all'apparato radicale e non ve ne accorgete. Una miglioria che può essere fatta sulla macchina potrebbe essere la possibilità di mettere all'interno dello scivolo il concime, quindi localizzare un fertilizzante o un microorganismo o qualsiasi altra cosa che si voglia usare in fase di impianto. Avendo lì aperto il solco e messa lì la pianta, sarebbe l'ideale poterci deporre lì all'interno subito qualcosa.